Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Coach Luca Dalmonte, vigilia della partita contro Pesaro, 3 partite in 7 giorni, rush finale, 5 gare al termine, la gara con Pesaro ha sempre una suggestione particolare per la Fortitudo, per i suoi tifosi e mettere in palio anche punti importanti per la classifica. Sì, stiamo concentrati chiaramente sulla prossima, quindi contro Pesaro, che al di là del fascino, giustamente come ricordavi tu, ha sicuramente un'importanza sull'economia del nostro campionato. E quindi di conseguenza, avendo questo tipo di importanza, di valore, è necessario essere pronti ad essere competitivi, a riconoscere bene le nostre forze, a riconoscere le necessità che impone l'avversario e avere una modalità che ci permette di, a livello di motivazione, di andare oltre quello che può essere una problematica che non deve condizionarci, ma ci deve dare ancora più motivazione, molto più spinta. Che tipo di partita ti aspetti e come state? Stiamo bene, concentriamoci su chi sarà disponibile per entrare in campo senza appesantirci su quello che è una situazione che per cronaca la definiamo di emergenza, ma è il mio desiderio che finisca tale solo per cronaca. Dobbiamo uscire chiaramente da questo vortice di pensieri, ma pensare esclusivamente guardando avanti e guardare negli occhi degli avversari, guardare con la nostra testa avanti, dobbiamo diciamo essere pronti per giocare una partita contro Pesaro che ha tiro da 3 punti come statistica e aspetto tecnico fondamentale. Nelle vinte e nelle perse ballano una percentuale importante, comunque con una media tiri che si avvicina e quasi tocca il 30 tiri a partita da 3 punti, perché ha caratteristiche dei giocatori, perché è quindi di conseguenza andato a sposare questo tipo di filosofia nel gioco di squadra. Cercare di controllare il loro flusso dei pick and roll, cercare di essere pronti a reagire al post basso di Kane che è molto coinvolto. A livello offensivo dobbiamo riconoscere i nostri punti di forza, leggere con attenzione la partita attraverso le scelte difensive di Pesaro e non perdere mai il flusso del nostro attacco nel cercare di fare le nostre cose con la disponibilità di tutti, eventualmente a fare un passaggio in più. L'ultimissima cosa che ti chiedo, ad un girone esatto dall'inizio di questo tuo nuovo percorso in Fortitudo, insomma, hai raccolto una squadra ultima in classifica, oggi pur con una serie di squadre molto ravvicinate del punteggio, la tua squadra è 8ª in graduatoria, tempo per i bilanci, immagino ci sia un mese ancora per aspettarselo, però insomma i dati numerici indicano questo. Ma che devono essere completati, e quindi concentriamoci su Pesaro e il completamento poi delle giornate di campionato ci daranno la possibilità e anche tempo per fare tante considerazioni. Oggi dobbiamo pensare a Pesaro, dobbiamo pensare al flusso che abbiamo creato nelle ultime 2 o 3 settimane, cercare di mantenerlo nella qualità il più tempo a lungo possibile. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.